1632, quanti sono passati, 14 dall'inizio della grande guerra di religione. A Luxemburgo, il re protestante Gustavo Adolfo, arriva la pace. La pace minaccia commerci di madre coraggio, la pace minaccia commerci di madre coraggio, la pace minaccia commerci di madre coraggio. Le fatiche delle monti, le fatiche delle monti, le spade, davanti le fatiche delle chiari, davanti le fatiche delle chiari. Io questa strada l'ho percorsa una sola volta, tanto tempo fa, che potevo avere sì o no 13 o 14 anni. E andavamo al mercato io e mia mamma per comprare qualche braccio di tela di canapa per la lenzuola del corredo, o delle fasce, per te che ti avevo già in pancia. Ora eccomi qua, su questa stessa strada. Una vecchia assentata di 37 anni che vuole rivendermi tutto quello che mi ero comprato in quel giorno felice. Pure la mucca si sono prese. Amone va! Una piega mi piacchi, io era felice, io era felice, io era. Meno male, il mio carico come un mulo. Signora! Signora del carro! Chi è a quest'ora? Scusasse, signora del carro, ma abbiamo fatto tanta strada di notte e vogliamo ritornare a casa. Abbiamo da vendere due materassi e un po' di piume per cuscini. E che me ne faccio delle piume dei cuscini? Qui c'è gente che non ha più neanche il letto. Almeno un'occhiata. Non mi serve niente, ah, qui tutti vogliono vendere e nessuno compra. Niente neanche qui, andiamo via. E la tassa di guerra con che cosa la paghiamo? Forse se ti decidi a vendere anche il piccolo crocifisso qualcosa ci dà. Ma chi sta dicendo crocifisso? Amone! Mamma, lega un po'! Salvate i miei figli e potrò riabbracciare il mio Aylif.
cappellano qui. Eh? Ma,